Quindi hai deciso, no? Che cosa? Mi paghi. Cioè, per fare questo mi paghi. Io no. Ma non ti pago niente, ma cosa vuoi? Chiamo il mio avvocato. No, lo sto chiamando. O mi paghi o io non la mando. Io voglio il mio avvocato qua. Sarai schiavizzata. E zitta. No! E bella a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video. Allora ragazzi, oggi siamo qua con un video estremamente no. Cioè raga, è proprio di me, fidatevi, proprio una atomica. Cioè io questo video, come dicono la maggior parte di youtuber da 25 anni, video non lo volevo fare. Sì, ma... ma lo faccio lo stesso. Stai andando avanti, ma non hai fatto la cosa fondamentale del video. Che non cosa? Non hai sbattuto la cosa sulle mani sulla scrivania. Ok, risolto. Posso il problema. Ok, te. Risolto il problema. Come ragazzi avete visto sicuramente dal titolo e dalla miniatura, purtroppo, e sottolineo purtroppo, oggi siamo qui con un video assaggio di un qualcosa che a me veramente solamente il pensiero mi fa non voglio dire perché sembra un termine un po' troppo, diciamo, crudele, però in realtà è così ragazzi, mi fa veramente e però non potevo non fare questa sfida, anche perché abbiamo fatto nel suo canale l'assaggio della pizza all'ananas semplice. E quindi che fai? Nel mio canale non fai la challenge dell'assaggio della pizza ancora più complesso? Ovviamente non potevo non farlo. Perché oggi ragazzi siamo qui con una pizza alquanto ripugnante. Esotica. 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 Direttamente da Shane, ok? Quindi se vuoi posso darti anche a te ovviamente l'onore di aprire. Ma prima di aprire ovviamente dovete lasciare un bel pollicione da subito su questo video. E mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E vi ricordo che ci trovate sia a me che a questa che è alta 1,40 m. Non è vero. Su falsità. Canale Viola. Da che ora? 17. Se non vengono in live cosa succede? Ok, ha detto semplicemente ragazzi che vi ruberà tutti i soldi e il lavoro dei vostri genitori in quanto lei ama i soldi. Bello, fantastico, mi piace. No, non credo proprio. Quindi mi raccomando fatelo, trovate i link qui sotto. Bravi. In descrizione. Ma ora ragazzi è il momento di andare a sfoggiare il nostro, diciamo, artefatto mitologico egiziano, okay. Pluricellulare economico aziendale del governo del senatore di 40 anni fa, che praticamente ha portato delle leggi storiche che sono appunto la pizza hawaiana. Ovvero prego. L'arma di sterminio di questo video. Dei napoletani e dei terroni o siciliani. Posso come me, ok? Aprirla? Com'è l'odore? Come l'altra volta, sento tipo il dolce. Che poi l'altra volta era buona la pizza, però l'odore non so perché non mi... Ma perché? Allora aspetta, dobbiamo dare la votazione. Olfatto. Ma olfatto così poco perché sento tipo quanto? L'acido. Un numero. 6. È acida. Ma raga, sinceramente devo essere sincera, olfatto per me tipo è un 7, sembra una pizza, sembra una margherita. No, c'è l'acido. Io sento l'acido, il retrogusto acido. Apro la pizza? Vai. Un po' di sa. Sì, ma volevano. E wow. Allora, posso dire che non la vedo. Posso dire che la parte del cartone questo mi fa veramente se non la togli potrei. No, togli, devi strapparla. Io? Ma che... che pizza è? Stai sgozzando col cartone. No, sotto l'ascella. Diaz. Ragazzi, allora no, io vi devo dire un'altra cosa. Perché la votazione questa volta non ci verrà solo sul fatto vista magari e gusto, ma anche sul peso. Ma pesa tantissimo. Sì, ma c'è un bambino qui. No. Ragazzi, vi giuro, pesa tantissimo. Perché, come vedete, qua abbiamo la pizza non solo con l'ananas, che sono questi pezzettini qua, ma abbiamo anche il prosciutto cotto. Perché questa è la pizza hawaiana. Quindi, in teoria, l'originale pizza all'ananas. Che devo essere sincera, secondo me fa veramente sboccare. Perlomeno, vederla non è per niente invitante. L'odore, ripeto, sembra un odore normale. Allora, con il coso aperto è meglio. Sento meno acido. Sai cosa mi sembra il peso? Le mie Balenciaga tipo less. Senti? Sì, è vero. No, sembrano le mie scarpe, ragazzi. Sì, Balenciaga che pesano tipo 3 kg. Pesa tantissimo, ragazzi. Sta roba è strapesante. Ma poi la consistenza di un frisbee. Cioè, secondo me se la lancio vola. Cioè, ragazzi, napoletani, terroni, non guardate questo video perché so che potreste stare veramente male. Allora, a questo punto direi la vista come la voti. La vista, forza, la vista. No, la vista non è neanche male perché sembrano patate, come nella mia vecchia pizza che abbiamo mangiato. Sembrano patate. Quindi, in realtà, oddio, io darò un 7,5. E tu direi perché 7,5 se poi alla fine non è così male? È che sembra cibo per gatti il prosciutto. Guarda come è tagliato. Allora devi votare 5, non 7,5 se sembra cibo per gatti. Ma infatti non sembra cotto. Sembra raga tipo un'altra roba. Non lo so. Comunque è strana. Io sembrano lingue di pantegana. Cos'è la pantegana, mo? È il topo delle fogne. Non ho mai visto una sua lingua, ma secondo me è lingua di pantegana palesemente. Perché sei tu un topo, sei tu una pantegana.
Comunque, per me la vista, ragazzi, è un 6, perché sinceramente questa cosa non è per niente invitante. Vomito? Sì. Succederà? Quasi sicuramente. Te ne pentirai? Me ne pentirò? No. No. Il video farà un sacco di visual? Sì. No. Lo rifarai? No, ovviamente, no, sì. Ragazzi, no, mai certo. Più. Mai più una certo. Roba del genere. Ma è tagliata la pizza? Non capisco. Mi sembra mezza tagliata, mezza no. Infatti mi sa che dovrei darci allora, una bella sforbiciata. Allora andiamo a testare. Allora, Giorgina, visto che sì. Sei tu oggi l'ospite qua sul mio canale, okay. Sarai tu a prendere e tagliare i pezzi. Quindi fai... Allora, passami coltello, forbici, quello che vuoi. Non c'è un c***o, devi fare con le mani. Cos'è? Siamo tornati nella preistoria, devo strappare. Tanto è già tagliata, devi solo tirare, dai, tira. È vero, raga, ma non... Qua sì. Vedi. Madò, raga. Ah, ok, sì, proprio... No, non mi piace il prosciutto così, ti dico la verità. No! No, qua ci prendiamo il vaiolo delle scimmie, lo dico io. No, basta, raga, mo pure il vaiolo qua tutte se... Non ce la faccio più. Ma okay. Ce la fai a non spaccarti le dita? Cioè, no, mi perché se non ti lecchi le dita... Mi sembra un po' impedita. Vabbè, allora... Allora, appoggia sto robo intanto, che ora prendiamo la pezza. Prenditi la fetta. Perché è la più grossa? Perché sei tu la proprietaria del video e prendi la... Aspetta, ferma. Allora, ragazzi, mi raccomando, lasciate un like. Posso fare un primo piano, ragazzi, della pizza? Ragazzi, lasciate un like. No, mi cade sulla tastiera, bestemmio. Primo piano della pizza? No? Eccolo qua. Che merda. Leva! Cadi! Ragazzi, questa cosa mi farà schifo. Mi dispiace per tutti i terroni napoletani, ma per la scienza dobbiamo farlo. Cin cin. Cin cin. L'aeroplanino! No, l'odore fa schifo. Il prosciutto fa schifo così. No, sa di cibo per gatti, raga. Il prosciutto. No, ma... È buona, ma il cibo... No, ma che cazzo di prosciutto è? Ma, raga, ma non è prosciutto cotto. Cioè, è un prosciutto tipo strano. Ha una consistenza tipo doppia. E spesso. Ha un sapore acido. Per il momento ho preferito quella che abbiamo mangiato nel suo canale, che era pizza normale, solo i pezzi di ananas. Extra ananas. E ci poteva stare. Allora, ora, al mio tre, guardi la cam e schiocchi le dita, ok? Ti faccio una magia. 1, 2, 3. Guarda qua. Coccolina tattica d'accompagnamento. Dammela. Terza, veloce, che fa schifo. Sì, ma anch'io mi devo sciacquare la bocca. Sì, qua. Il culo devi... Ma sei fuori. Stavo per uscire tutto sulla pizza. Vai, così, devi andare così, vai. Che cazzo bevi la birra? Ok, assaggio io? Ah, cosa assaggi? La conosci la Coca-Cola? Che cazzo assaggi? La Coca-Cola ogni volta che la bevo, ragazzi, è proprio... Sembra sempre la prima esperienza, vi giuro. Sempre esatto, la prima vero, esperienza verissimo. Cioè, a me l'ananas piace, la frutta a noi piace. Quindi è sembra una combinazione strana. L'ananas e la pizza. Però, vi dico, ci sta in linea di massima. Però il prosciutto... Non ci sta. Non so se è questo tipo di prosciutto, ti devo dire la verità. Non lo so. No, è loro sicuro, perché... Però... No, ragazzi. No. Purtroppo devo dire che questo assaggio della pizza non è andato bene. Diciamo che in un certo senso un po' me lo aspettavo. Tu? Ma io in realtà, dato che la pizza all'ananas normale mi era piaciuta, ho detto vabbè, con l'aggiunta del prosciutto, il prosciutto mi piace, fa una bella combo. Ma il problema è il loro prosciutto. Così cioè, fa veramente... Sembra veramente quello in scatola dei gatti. Spesso. Cioè no. Ma hai sentito? Sì. Ragazzi, che c***o rottate? Oh! Maleducati. Ho anche sputato da qualche parte. Vabbè, sì, dai, facciamo tutto, vai. Caga pure qui che ci sei e ci siamo. Comunque, raga, io direi che vedremo di mangiarci in qualche modo la pizza, magari. Sì, ma parte qua che vuoi. Finito il video ce la mangeremo, ragazzi, perché il cibo cibo non si butta, però vi assicuro che andremo quantomeno a togliere il prosciutto e a mangiare il resto, perché col prosciutto è disgustosa, non va, cioè no, ragazzi, no. Quindi direi che per questo assaggio, ragazzi, non è andato bene. Aborita, magari un giorno andremo proprio a mangiare dal vivo alle Hawaii. Alle Hawaii, la pizza vera hawaiana, che magari lì probabilmente la fanno sicuramente meglio di sta pizzeria che dovrebbe essere tipo la Domino, come cazzo si chiama, non ho idea. Dominus, cos'è, la macchina di Rocket League. Esatto. Va bene. Comunque, raga, direi che siamo arrivati alla fine di questo video. Non assaggerò mai più una pizza del genere, se non proprio l'originale tra qualche anno, perché non ne voglio più sapere né di ananas né di prosciutto cotto. Assolutamente no. Ringrazio comunque la signorina Giorgina per essere stata presente in questo video e aver provato la pizza insieme a me, che mi sono sacrificata per una giusta causa. La scienza è importante. Vero. Però votazione del gusto? No, 5. Ma cioè, anche meno, troppo. Anche meno per il prosciutto. Raga, solo per il prosciutto. 3, fidatevi. Faceva veramente defecare. Non sto scherzando. E no. Io il cibo non lo rifiuto mai e mangio sempre. Però questa qua veramente no. Terrificante. Comunque, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel pollice. Non so se non l'avete ancora fatto. Iscrivetevi al canale. E soprattutto, ragazzi, qui sotto nei commenti datemi dei consigli di qualcos'altro che potrei potenzialmente andare ad assaggiare non in un prossimo.
prossimo sottoscritta. In un prossimo video, ovviamente, ragazzi, con lei. No, sì, no, sì, no. Dite nei commenti che non mi volete. No, 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 ti vogliono e basta. Quindi, ragazzi, datemi dei consigli, qualcosa di particolare da assaggiare, qualcosa di esotico, qualcosa di veramente gustoso o anche schifoso, ok? Quindi pizzeritevi nei commenti. Noi ci rivediamo ovviamente in un prossimo video. Dalla vostra Croatomist e Giorgina è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Bella a tutti, ragazzi.